cosa lì fu fatta nella fine della legislatura precedente e credo sia una cosa che dava un po' vedere. Tanto per dire quanto eravamo stati convincenti noi nel fare le osservazioni, non dico nulla di segreto per dire che io e il consigliere Morini siamo stati a suo tempo convocati dall'allora direttore, di quale non mi ricordo il cognome, Reggiani, perché mi sembrava intelligente e interessante il modo che c'eravamo posti noi, perché non si fa prima il problema e poi si cerca di risolvere. E anche quella è una delle cose che l'amministrazione ha fatto in una maniera, come dire, superficiale, perché non si fanno le operazioni perché prima si devono risolvere altri problemi e poi ci si trova il problema della vita. Ci voleva piano, detto piano, per capire che lì sarebbero stati più problemi di gravità e dover poi andare a occupare il parcheggio a misericordia con un contratto, non so nemmeno. Quindi è evidente che questo problema va risolto, è altrettanto evidente che la mozione, chi lo diceva Matteo, ha detto la ragione, perché prima lo dicesse lui, l'emendamento che è superato da fatti perché è previsto, magari un riconoscimento a chi l'ha detto si poteva fare, ma insomma ecco perché noi su questi emendamenti voteremo no. Ma poi la cosa che voglio ribadire che a me fa specie è che si sia deciso ad accorpare gli emendamenti. Cioè perché un'opposizione decide di accorpare tre emendamenti così diversi tra loro per certi versi e ridurre il dibattito? A me pare che questi siano legali che vengono fatti dalla maggioranza che sono politicamente inaccettabili. Sono politicamente inaccettabili e confermano un fatto ineludibile: in questa città non esiste l'opposizione centrodestra. In questa città l'opposizione centrodestra è inesistente. In questa, è verissimo, mi hanno detto. E ora non te ne hai più bisogno. No, ma c'è già un punto. Sì, ma poi è la mia opinione. Lo so, non è giusto. No, non è giusto. Per favore, io penso che l'opposizione centrodestra a questa città non esista. Non fate opposizione, non fate opposizione come avrebbe dovuto fare secondo me un'opposizione centrodestra. La dimostrazione è stata questa latitanza di vicepresidente che oggettivamente ha favorito la maggioranza nel suo svolgere il proprio ruolo. Io credo che sia troppo facile andare solo sui giornali e in consiglio. Addirittura io quando mi è stato detto, era stato deciso di accorpare 3 a 3 gli emendamenti, credo sia l'unica opposizione in tutti i consessi elettivi mondiali che fa questo tipo di operazione, scusate, io non la capisco. Siccome siamo stati noi per prima, abbiamo passato 3-4 anni a sentirci dire che saremo rientrati, che non avremmo fatto l'opposizione, nascosto sui giornali a dire la prossima volta ci sarà il primo voto della lista che piglierà l'Alleanza Nazionale, l'opposizione si fa in consiglio, non si fa sui giornali. È troppo comodo uscire sui giornali perché magari sono dei giornali che ci fanno uscire e qui consiglio addirittura cercare di non essere di intralcio alla maggioranza, accorpando gli emendamenti, riducendo la discussione, perché di fatto si accorpano delle 3 cose sulle quali si poteva cercare un dialogo, perché io credo, e questo lo dico sul serio, che la maggioranza possa essere interessata a un dibattito, perché io ce l'ho la convinzione, se no non starei tutte le serie qui, ce l'ho la convinzione che loro rimangano influenzati come esecutivo anche da quello che diciamo noi, perché se no sarebbe inutile. È evidente, ognuno può fare il gioco delle parti, loro cercheranno di dire che l'avevano pensato a sé, non si cercherà di... Ma però si sta qui per questo. Cioè se non avete nemmeno la presunzione, delle determinate cose vengano fatte perché qui ci sono le posizioni, allora ha ragione Berlusconi, facciamo votare solo la gruppo e togliamo il dibattito. Invece il dibattito serve. Io ci sono stato su quei banchi e vi posso garantire che anche quando senti uno dell'opposizione più lontana a te, è evidente, sarà perché sono marxista e quindi credo alla dialettica e alla tesi dell'antitesi, ma è quindi buona sintesi, ma si rimane influenzati. Certo sono opposizione. Se un'opposizione ritiene, quindi si autolimita, si autocensura e limita, è evidente che questo poi va al vantaggio della dialettica e quindi anche del dibattito del preato. Dovrebbe esserci di più un'opposizione. E questo mi spiace dirlo, perché poi sono buoni rapporti con voi, con tutti, eccetera. Poi anche per fortuna, perché questa è la dimostrazione, ancora una volta la prova provata, che il centrodestra non può vincere. Non può vincere, quindi ci sono, come dire, ampie possibilità di fare sperimentazioni nuove perché il centrodestra non vincerà mai. Perché non vincerà mai? Prima di tutto perché ovviamente c'è un socolo duro di centro-sinistra che appunto è stato votato anche recente sondaggio intorno all'80%. Ma certo non lo si scalfisce con l'opposizione Olanda e a volte delle parti del mondo molto dialogante. Certo noi siamo stati dialoganti, abbiamo fatto un'opposizione costruttiva, però insomma quando c'è il bilancio l'opposizione si rispetta, noi lo siamo da battaglia, sta qui con l'idea
come dire, di portare fino in fondo le proprie idee e di decidere anche nel dibattito, anche per creare una sorta di dibattito all'interno della maggioranza, che in questo caso è composita e con nessun partito che ha una maggioranza assoluta. Questa è una delle cose sul quale una posizione seria da lavorare. Noi abbiamo fatto cercando ovviamente di fare del distinguo, perché è evidente che poi tutti i 25 anni i nostri giudizi sono differenti da chi ha partecipato con i gruppi PD, di fondazioni, verdi, di socialisti, e poi sarà anche un modo di investire. Però abbiamo potuto anche apprezzare i tentativi della sinistra, della maggioranza, di portare a casa qualche risultato e di dare poi anche delle scosse. E noi siamo convinti che anche la battaglia sulle sterilizzazioni, se siamo riusciti a introdurla, perché siamo partiti noi, ma dall'altra parte c'erano all'interno maggioranza le forze che erano solo da oggi, quindi rischia di fondazione, alla sinistra democratica, in qualche modo anche lo stesso PD, ma è evidente che se tu riesci poi a incidere, a dialogare con le componenti più sensibili a certi temi, si governa anche dall'opposizione, o perlomeno si cerca di incidere. Comunque, mi pare di avere anche, forse in questo caso, forse ricordato un po', sì, chiedo scusa involontariamente perché non credo di averlo fatto, ma insomma sono debordato, mi scuso, però fare opposizione è faticoso e duro e a volte irrita anche la maggioranza, però vi garantisco che è molta fatica, e se provaste a stare qualche volta qua capireste come a volte fastidioso mentre te cerchi di fare la tua battaglia sentire ironizzare su quello che stai dicendo. Detto questo, poi ci si fanno le ossa, non è un problema, io ho parlato con 25 anni che 10 anni di maggioranza, anche se però anche quando ero in maggioranza io lì c'ero tutte le sere, a differenza di qualche assessore che tu sostieni anche per il tuo. Anzi, quasi tutti. Ah, noi abbiamo detto i argomenti e francamente la questione di perché gli scambiatori non ci convince. Non ci convince perché pensiamo che questo piccolo è stata molto sviluppata. Se noi abbiamo presente in una città, in un evento, magari una grande città come potrebbe essere Milano, dove la scintura della grande economia e la periferia larga, come posizione di partito, perché magari c'è di vicino l'uscita del metro, oppure il capolinea dell'autobus e magari un po' in ritardo la stazione ferroviaria. Milano Nord, per dire, è chiaro che dia un senso parlare di perché il scambiatore rispetto alla realtà poi di casa una realtà diciamo sotto pressione da un punto di vista dell'impatto ambientale eccetera. Parlando della realtà con Empoli, io vedo che sia un fatto problema, ma diciamo semplice, che in quella era che dobbiamo fare al centro di Italia, noi abbiamo tre aree, cioè due aree, più precisamente due aree, che sono il palazzo delle esposizioni e il parcheggio del prolungamento di via dei Pozzi. Il palazzo delle esposizioni sono 400 posti macchina, il prolungamento di via dei Pozzi sono 900, cioè questo oltre la ZCS, oltre tutte le zone interessate dal piano di generale. E poi c'è forse il vero parcheggio scambiatore, ma anche noi c'è la stazione, dove c'è lo spazio che sono quelli che sono. Io non mi ricordo esattamente quanti auto che sono, più l'accordo per realizzare un'integrazione di ulteriori 150 posti auto, quanto? 250. Ecco, quindi sono 900. No, 500. Vale la pena di dare le 500, 400 sono. Posti e poi per quanto riguarda la stazione è un punto strategico orario dove c'è effettivamente lo scambio tra con il treno, con l'autobus o la linea poi urbana intensificata come la piano intensificata recentemente. Più appunto gli altri due posti sono posti ubicati in posizione entrante, diciamo, dalla parte di Sevigliana per quanto riguarda il palazzo di esposizione, dalla parte dell'uscita della superstrada, la volontà della superstrada per quanto riguarda il prolungamento. Quindi io credo che questo è un fatto problema, cioè, ma di per sé, diciamo, si parla forse, andava la riflessione forse in un altro modo, ma se si parla di questo, di parcheggi scambiatori non mi sembra. Tra l'altro, io vorrei far notare